Grazie, prego Presidente Pizzul. Sì, grazie Presidente. Abbiamo letto con interesse le due mozioni perché credo che vadano a toccare in maniera una volta tanto pacata e circostanziata dei temi che hanno molto a che fare con la sostenibilità da un lato del sistema sanitario e finanziario regionale e dall'altro di quel sistema molto molto sotto pressione negli ultimi anni che è il sistema degli enti locali. Crediamo pertanto che queste due mozioni meritino di essere guardate con attenzione, come dicevo, e anche meritino di essere sostenute, perché credo che ne vada un po' dell'equilibrio dell'intero nostro sistema Italia per quanto riguarda i prossimi mesi e anche i prossimi anni. In che senso? In un senso più tecnico che mi porta a dire che qualora non ci fosse un riequilibrio, un ristoro di tutte le spese straordinarie fatte, effettivamente noi rischieremmo di avere dei sistemi regionali e forse quello lombardo potrebbe essere anche quello magari messo meno in discussione rispetto ad altri, però rischieremmo di avere dei sistemi regionali in crisi permanente e questo non possiamo permettercelo, e dall'altro perché coi comuni davvero rischieremmo di andare a mettere in discussione i servizi finali ai cittadini e questo davvero è un rischio che non possiamo correre. Le due mozioni trattano di due argomenti specifici, uno più sanitario, l'altro più amministrativo. A questo mi permetto di aggiungere anche un altro tema che sarà nostra cura sollevare in particolare, lo anticipo, in sede di assestamento di bilancio. Un altro comparto che è da rendere sostenibile è quello dei trasporti, perché non dimentichiamoci che anche nel comparto dei trasporti questa crisi e il perdurare di una necessità di garantire un servizio a fronte di un'utenza molto calata rischia davvero di mettere in forse uno degli asset fondamentali dei servizi che sui territori vengono garantiti ai cittadini. E l'altro fronte di sostenibilità è quello che citava prima il Presidente Usuelli, ovvero dobbiamo davvero trovare un equilibrio tra quello che è il necessario ristoro della possibilità di questi enti di andare avanti e di chiudere i bilanci di questo 2020 con la capacità di non far gravare troppo le scelte di oggi sulle generazioni future. Credo che sia una sfida che non può essere giocata solo in chiave rivendicativa nei confronti dello Stato centrale, ma debba vedere l'intera struttura pubblica ai diversi livelli istituzionali impegnarsi in un'operazione molto complicata per i prossimi anni, perché si tratta di non far mancare le risorse per la ripresa e per il funzionamento degli enti ai vari livelli e nel contempo far sì che questo non venga fatto sulle spalle delle generazioni future. Può sembrare un discorso squisitamente teorico, perché però dal mio punto di vista questo è uno dei punti chiave per poter uscire da questa crisi pandemica con le carte in regola per poter davvero pensare a un paese che si riscatti anche dalla cronica incapacità di crescita e di sviluppo che abbiamo vissuto negli ultimi decenni. È un'occasione che parte però, giustamente, come dicono le due mozioni, da una concretezza, che è la concretezza che riguarda l'emergenza della necessità di far sì che appunto enti locali da un lato e sistema sanitario dall'altro possano rimanere sostenibili anche nel breve e medio periodo. Quindi, prima di concludere il mio intervento, vado a citare una volta in più il Presidente Usuelli nel sottolineare la necessità che tutti noi, responsabilmente anche a livello regionale, ci mettiamo nell'ottica di pensare seriamente a un invito a tutti i livelli di far sì che tutte le risorse disponibili e
tanto più se ha dei livelli di prestito più che vantaggiosi, vengano sfruttate, tenendo conto che tutto quello che l'Europa ci mette a disposizione ha anche degli slot di sfruttamento possibile. Avremo le risorse del Recovery Fund, che ci auguriamo possa venire non solo approvato ma anche rafforzato nel trilogo tra Parlamento, Commissione europea e Consiglio europeo, che arriveranno nei prossimi anni. Abbiamo invece risorse quasi immediate, che sono quelle del MES, che sicuramente potrebbero essere molto utili anche per venire incontro ad alcune delle richieste che ci sono dentro queste mozioni. Detto questo, chiedendo a mia volta al Presidente Piazza di espungere, cioè di togliere l'ultimo periodo, quello che riguarda l'intervento che viene chiesto nei confronti del comportamento del commissario straordinario Domenico Arcuri, dico fin d'ora che se questo periodo verrà appunto cancellato e tolto, noi siamo come PD disponibili a votare entrambe le mozioni e anzi, dirò di più, siamo fin d'ora impegnati, cosa che peraltro abbiamo fatto anche in questi mesi, a fare tutte le pressioni necessarie anche sui nostri parlamentari affinché queste istanze vengano adeguatamente portate a livello romano, nella speranza che ci possano essere anche degli atti conseguenti che vadano nella direzione che queste mozioni evocano e per le quali stabiliscono di impegnare la Giunta ad agire. Quindi, qualora, così risparmio anche la dichiarazione di voto, qualora venga tolta dalla mozione numero 358 quell'ultima parte, saremmo disponibili a votare entrambe le mozioni.